Però ovviamente in rapporto a quello che ci hai raccontato, come interviene Morricone su questo film? Ha fatto una musica bellissima, secondo me, molto sarcastica, molto ironica, che sottolineava nella maniera anche più feroce il ritratto di questo ventennio democristiano, no? Perché poi se ci pensi tutti questi uomini della DC, da Andreotti a Rumor, sono piccoli uomini, cioè sono uomini che non hanno lasciato nulla. De Gaulle ha lasciato un paese, Mitterrand ha lasciato un segno, Pompidou ha lasciato una grande biblioteca. E cosa hanno lasciato i democristiani? Delle rovine, niente. Ecco, secondo me Ennio ha capito il senso tragicomico, perché non è neanche tragicomico di questi personaggi. Ha fatto una musica bellissima, molto incalzante, molto sarcastica, una delle musiche più belle che io ricordo. In questa chiave c'è anche Dario Fo e Fanfani Rapito. In questa chiave di attacco, di denuncia sarcastica contro la democrazia cristiana, c'è anche il lavoro di Dario Fo, il Fanfani Rapito. Ah sì, certo. Sono un po' nella stessa linea. Dunque, Morricone, secondo te, aveva delle idee politiche quando faceva questo film o si metteva al servizio del tuo discorso? Ma io non credo che Ennio abbia, forse avesse le mie stesse idee politiche, credo sia più, cioè non so, mi sembra più moderato, tra l'altro credo, ma non sono molto sicuro, che dopo Forza Italia abbia fatto anche l'inno della democrazia cristiana qualche anno dopo, o abbia collaborato in qualche maniera, quindi vuol dire che non è che fosse partigiano. No, io penso che Ennio, quando sposa un film, aderisce al film, non è che si pone il problema delle idee che ci sono. Non si metteva al servizio del film. Sì, esatto. Lo dice anche, ho detto di recente qua, quando è stato qua qualche giorno fa, che si ritiene un artigiano, al servizio del film, quindi non si pone problemi di ideologia. Dopo il film avete continuato a farne altri, e con sempre con grande... Fino a Sostieni Pedro, sì. Che è l'ultimo. Sì. E nel frattempo avete fatto anche Ione, che vive... Ecco, con Ione è iniziata la prima frattura tra di noi. Con Ione che vi siete andati? Sì, l'ho fatto. Certo? Sì, l'ho fatto. Con Ione è iniziata il primo nostro dissapore, perché io ho preteso di mettere una canzone dentro questo film che si chiamava Gang Gang, che era una canzone fatta da un musicista ebreo francese, canzone poi che è diventata un inno negli stadi, la suonavano. Gang Gang è diventata famosissima in tutto il mondo. E lì abbiamo avuto un primo diverbio, perché Ennio non concepisce che nella colonna sonora ci sia una musica non sua. Lui ritiene, giustamente dal suo punto di vista, che tutto ciò che è musica deve essere prodotto da lui. Quindi quando io ho detto no, ma io questa canzone la ritengo importante perché ricorda la cultura ebraica, poi perché mi piace tanto, poi perché la trovo giù, allora lì c'è stato un momento in cui si è fermato, come dire, allora io non vado avanti. Poi abbiamo trovato un compromesso, che era quello che avremmo usato in questa canzone, però l'avrebbe musicata lui, l'avrebbe fatta lui la strumentazione. E però questa cosa non gli è andata giù, e infatti poco dopo siamo arrivati a gli ha fatto ancora un film, poi abbiamo fatto Sostieni Pedro, in cui anche lì c'era una canzone che io volevo. Fatta da lui o? No, io volevo un'altra canzone, però lui ha detto no, questa volta la faccio io, e ha fatto una canzone meravigliosa, molto più bella di quella che avrei voluto io, che si chiamava
adesso non mi ricordo in portoghese o Brizard o non conosco il portoghese, l'ha fatta cantare a una cantante portoghese, Dulce Pontes, ed era una canzone stupenda con cui si chiude il film, sostiene Pereira, chiude le ultime immagini del film. Sotto Pereira cammina per la cammina, sì. E devo dire che ha dimostrato che anche nel campo delle canzoni meglio di lui non c'era nessuno. Cioè, aveva ragione, cioè, sotto il suo punto di vista, un musicista così importante evidentemente non concepisce l'idea che ci sia dentro la musica di qualcun altro, cioè ha un rigore che è giusto rispettare.